Buongiorno a tutti, eccoci con il secondo appuntamento riguardante i Master Manga. Questa volta parliamo di classici e ho messo, come vedrete qua sotto, la F tra parentesi perché ho voluto dividerlo tra maschi e femmine. Si sembra sessista, ma non lo è, per metterci anche titoli non prettamente femminili, tra virgolette, perché poi tutti possono leggere tutto. Cominciamo subito con i primi tre classici, che partiamo da quello che per me è un classico di tutto rispetto, cioè Le rose di Versailles. Le rose di Versailles di Ryoko Ikeda, e è stato pubblicato, questa è l'edizione della D-Books, che non so se si trova più, probabilmente. La storia si svolge nel XVIII secolo, dove tra Austria e Francia viene combinato un matrimonio tra Maria Antonia d'Asburgo-Lorena, che in realtà poi si chiamerà Maria Antonietta, figlia di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano Lorena, e Luigi XVI, il delfino di Francia. Tutto questo per fronteggiare la Prussia e l'Inghilterra. Oltre alla storia principale, che è quella classica dell'epoca, cioè la storia in sostanza, c'è un'altra storia, un personaggio totalmente inventato, ovviamente, che è Oscar François de Gerger, in copertina, che è la quinta figlia del generale de Gerger, la quinta figlia femmina. E lui desiderava ardentemente un figlio maschio, per questo decide che l'ultima figlia femmina verrà allevata come un maschio. Infatti le verrà insegnato tutte le varie arti maschili, come cavalcare e utilizzare la spada. Infatti Oscar poi diverrà una delle guardie reali, che quindi sarà protettore della futura regina Maria Antonietta. Per chi ama la storia francese, questo secondo me è da comprare a tutti i costi. Ovviamente Ikeda ha detto che in quel periodo non ha descritto correttamente tutta la storia francese, però qui c'è di tutto, potete trovare intrighi, tradimenti, morti, amore, quindi secondo me è assolutamente da avere. E lo stile dell'Ikeda in quell'epoca era ancora tondeggiante, morbido, molto molto ben fatto. Io ve lo consiglio, dovreste averlo nella vostra libreria, Le rose di Versailles di Ryoko Ikeda. Continuiamo con un altro classico, ovvero Love Me Night. Io adesso l'ho messo al contrario, ovviamente. Love Me Night è un manga di Kaoru Tada. È ambientato negli anni 80 a Osaka, non so come si pronunci. E questa ragazza si chiama Yaeko Mitamura, detta Yakko. Lavora insieme al padre in un negozio di okonomiyaki, il padre si chiama Shige, ed è un padre molto tradizionalista. Infatti nel suo locale trasmettono più che altro musica tradizionale. Questo locale è anche però frequentato ultimamente da un ragazzo eccentrico con i capelli lunghi e viola, e di nome Satomi. Il padre di Yako gli fa frequentare il locale solo perché lo crede gay, e questo spinge appunto Satomi a frequentarlo molto spesso. Un giorno Yako trova un bambino tutto da solo, e quindi lo porta a casa. Il bambino si chiama Shizu ed era lì con il suo gatto Giuliano. Passeggiando, Yakko incontra Go. Go è il fratello maggiore di Ashizu, che lo stava cercando disperatamente. Tra i due non corre buon sangue all'inizio, anzi si odiano, però pian piano nascerà qualcosa e si scoprirà che Go e Satomi fanno parte di una band rock chiamata i Beehive. Tra equivoci e gag simpatiche, questa storia d'amore secondo me riesce a reggere il tempo che scorre, e Kaoru Tada è bravissima a descrivere lo stato d'animo dell'epoca, quando comincia ad esserci essere più pesante l'influenza dell'Occidente.
Una commedia senza tempo che secondo me dovreste avere nella vostra libreria, anche chi non ha visto l'anime, perché non tutti sono nati nella mia epoca, diciamo, quindi ve lo consiglio caldamente. L'ultimo classico che vi consiglio è, scusate ma oggi ho poca voce, è Maison Ikkoku. Maison Ikkoku è di Rumiko Takahashi, che non lo conosce. E parla di cosa? Di Kyoko che ha perso suo marito, Soichiro, per una malattia non ben definita. Il suocero le affida, per distrarla, le affida l'amministrazione di una pensione. Lei accetta, si trasferisce con il cane che si chiama anche lui Soichiro, come il defunto marito, perché ha voluto chiamarlo così appunto per nostalgia, e si mette al lavoro. All'interno di questa pensione però abitano dei tipi strani, a cominciare da Anai Chinose, che è una donna di mezza età con un figlio di 10 anni e un marito che non si vede mai per strani orari di lavoro. Poi Akemi Roppongi, ditemelo voi, una ragazza a cui piace andare in giro e fare festa e va in giro appunto sempre mezza nuda. Poi Yotsuya, un uomo misterioso che è un po' approfittatore, ma sta sempre all'interno della pensione, non esce mai, non si sa bene che lavoro fa. E poi c'è Yusaku Godai, che è un ronin che sta cercando di riprendere gli studi perché quest'anno è andata male e quindi sta lì appunto per studiare e laurearsi in sostanza. È una commedia sentimentale come solo Rumiko Takahashi sa fare, quindi piena di gag, piena di personaggi che pian piano vengono fuori con tutti i 27 numeri e pieno di scene che non si vedono spesso nei suoi manga, scene d'amore, eccetera. E anche un finale degno di questo nome, che il finale di Rumiko Takahashi lo conosciamo tutti, no? Il problema è che l'unica sua opera degna di 27 volumi, questa edita dalla Star Comics, e appunto la Star Comics non si decide a farne una ristampa. Io non so come si faccia, insomma, io ve lo consiglio caldamente. Io l'ho trovato su internet, lo devo dire la verità, perché non si trova. Però è veramente una commedia fantastica, ve la consiglio caldamente, veramente. Con questo ho finito i miei must have. Classici F, diciamo così. Poi ci sarà anche la seconda parte dei classici che riguarderà più titoli un po' più maschili, diciamo. Però spero che vi sia piaciuto comunque. Grazie e alla prossima. Ciao.